Io urlavo, urlavo forte. E lui diceva una frase che io ripeto ormai da 2 anni e che purtroppo la ripeto anche nella mia mente. Eppure il veleno te l'ho dato, ti farà effetto perché non muori. Credo che non lo dimenticherò mai, mai. Quegli occhi non erano i suoi. La cosa che non ho mai fin dall'inizio avuto nel mio cuore è stata la rabbia. Pensi che strana cosa. Mi manca essere chiamata mamma tanto, tantissimissimo. Anche se non si dice, quando sento qualcuno che chiama mamma, anche tra le mie amiche, i figli, mi si stringe il cuore in una morsa che non riesco neanche a descrivere. Vorrei fermare tutto forse agli anni del liceo, quando lui comunque era un ragazzo bellissimo, sorridente, solare, simpatico. Era un bambino, un ragazzo meraviglioso. Il suo odore, questo Le mi manca, manca. sì, molto, questo odore. Che una mamma può capire, insomma. Di mio marito tutto, era tutto, quindi mi manca qualsiasi cosa. Eravamo un po' come Sandra e Raimondo, però mi faceva ridere. Io gli davo la forza e lui era veramente la mia struttura, le mie fondamenta. Mio figlio ha cercato in tutti i modi di farci questa cena, quasi come un regalo, visto che lui non faceva mai da mangiare, l'abbiamo lasciato fare. Mio marito ha mangiato questo piatto di penne al salmone, le ha mangiate per farlo contento molto probabilmente, perché non si spiega, erano veramente orrende, molto salate. Io invece appena le ho assaggiate ho sentito subito un sapore acre, con un retrogusto di ammoniaca e questo mi ha spaventato molto. Tanto da lasciarle. Prima ha fatto un po' di scena per distrarmi, per fare in modo molto probabilmente che mio marito morisse. Mi ha tenuta in camera con lui, cercando l'affetto, cercando la mia comprensione, perché mio marito si era alzato dicendomi gira la testa, probabilmente lui ha capito in quel momento che lui se n'era accorto. Io no, perché ovviamente non sapevo, quindi non ho fatto caso. Pensavo a lui perché mi sembrava talmente disperato di questo fallimento di cucina che lo volevo coccolare. Quindi mi ha portato in camera per distrarmi. Mamma, ti prego, abbracciami, insomma, muovendomi a compassione. Poi ha cercato di avvelenarmi di nuovo, quando io ho iniziato a stare male con stomaco e tutto. È venuto in bagno con un bicchiere che io pensavo fosse una limonata, un Digestelz, e dopo invece ho saputo essere un bicchiere di veleno, ma con una percentuale di veleno così alta che avrebbe probabilmente ucciso tantissima gente, non soltanto una persona. Poi ha cercato di soffocarmi, di picchiarmi, per farmi stare zitta, perché io urlavo, urlavo forte. E lui diceva una frase che io ripeto ormai da 2 anni e che purtroppo la ripeto anche nella mia mente. Eppure il veleno te l'ho dato, ti farà effetto perché non muori. Sentirselo dire dal proprio figlio, credo che non lo dimenticherò mai, mai. Finché sono stata con lui sono stata lucida, anche se mi girava tantissimo la testa, anche se ho avuto un momento in cui, quando ci siamo fermati, che poi lui mi ha liberata, l'ho guardato un po' come pensando che stesse scherzando. Era talmente folle tutto quello che mi stava accadendo che ho pensato che giocasse. Una cosa assurda. Tutto avrei immaginato tranne che lui sarebbe venuto in tribunale accusando me. Questa è stata una cosa, proprio la cosa più brutta che potevano farmi. Lui, accompagnato ovviamente dall'avvocato e dal padre, e anche questo mi ha fatto tanto male, perché io al padre quella notte avevo chiesto aiuto e non mi aspettavo di trovarmi lì contro in una cosa così abietta, così meschina, perché io ero già vittima di un disastro terribile, di un dolore devastante. Negli ultimi 2 anni non ha più visto suo figlio, oppure sì? Sì, in tribunale. E la mia reazione non è stata sicuramente bella e neanche quella che io mi aspettavo, perché mi sono sentita male. Avrei avuto voglia di abbracciarlo. Pensi lei che cosa assurda. E la seconda volta, sempre in tribunale, ci siamo incrociati gli sguardi, ma lui mi ha guardato come se non vedesse nessuno.
Quando ho saputo della sua confessione, la prima reazione è stato un malore. Sembra assurdo, ma è stato così scioccante perché non me l'aspettavo proprio. Dopo mesi e mesi di cattiveria nei miei confronti, il mio pensiero subito è stato: poverino, è là da solo, perché il padre, dopo averlo accompagnato per tutto il primo grado, quel giorno non c'era. E la gioia è stata quella di forse si è pentito. Poi invece, piano piano, in questi giorni, ho riflettuto molto. Il pentimento non c'era, c'era la confessione. Lui non voleva me, lui voleva confessarsi perché era in appello, molto probabilmente. Sicuramente quello che mi ha aiutata tantissimo, in primis, è stata la fortuna di incontrare una psicoterapeuta bravissima. Mi è stata vicina sempre, giorno, notte, sabato, domenica, nei momenti bui, ma veramente bui, nei momenti in cui volevo andarmene. Ma non soltanto pensandoci, proprio anche fisicamente, cercando di raggiungere mio marito, lei è riuscita sempre a salvarmi. E poi è sicuramente un percorso più spirituale che ho intrapreso e devo dire che mi ha aiutato tantissimo. Il pentimento sicuramente mi farebbe bene, molto. Non so se riuscirei a credere a un vero pentimento, e questo, non vorrei che questo mi portasse a un dualismo interiore che ho già tante volte. Ma si è pentito o non si è pentito? È vero o non è vero? Certo che lo vorrei, se io sapessi che si è veramente pentito, che il suo cuore è cambiato, perché credo che il suo cuore sia privo di sentimenti in questo momento, per un motivo o per un altro. Sperare di riabbracciarlo un giorno è dura, le dico adesso non lo so. Sono cose che vanno elaborate molto bene.